Salve a tutti ragazzi e bentornati su questo server 2 su Karma Flow. Un gioco che mi ha regalato Domenico, che devo ringraziare perché non conoscevo. Infatti tipo nella mia libreria, con tutto che ho un sacco di amici, ero solo io. E beh, inizia con praticamente un musical e poi ti catapulta in questo mondo. Boh, mi piace un sacco il personaggio, guardate. E anche la grafica di per sé non è male nel complesso, cioè almeno per quanto riguarda la vegetazione è fatta meglio di quella di Batman. Ma i modelli sono simpaticissimi. Con Shift andiamo più veloce. Oh. Che cos'è questo? Un animale? Si è ficcato qui dentro. Non ho ben capito ancora il gioco dove voglio andare a parare, ma mi piace tanto. Attenzione, siamo arrivati a un punto cruciale. È tutto un musical a quanto pare. Gioco, dove sei stato tutto questo tempo? Beh, bello, cioè un prog metal. Poi qualcuno dirà: no, non è prog metal, a me sembra proprio quello. Molto stile Dream Theater. Ok, va bene. Sono rimasto un po' scioccato, non ho ancora capito bene il da farsi. Probabilmente questo è più un gioco da... Ok. Ok, ci sono 7 diamanti o pezzi di qualcosa da trovare per unlockare dei dati. Ok, così posso estrarre il karma, a quanto pare. Dalle radici si estrae. Vedete, più si vanno a estrarre, più palline mi arrivano dietro. Però non so dove voglio andare a parare. Infuse, ma becco il copyright strike. A purple glow indicates that the ocean connect. Ok. Praticamente possiamo mettere e togliere il karma. Cioè il karma, questo infondiamo il karma per regalare la vita a qualcuno. Ma guardate le creature, cioè io sono sbalordito dalle...
dalle creature. You need 4 karma, ok. Ah, vedete? Mi si aprono nuove zone. Impending chaos. Che sta succedendo? Posso prendere da qua? Ok. Vedi, posso recuperare, chiamiamolo karma, per poi infonderlo alle cose che mi tornano utili, tipo questo che mi collega da un pezzo all'altro. E come lo tolgo? Si disattiva, fantastico. Guardate, è veramente bello il concept. Eccola qua la nostra cantante. Dobbiamo seguirla. Cioè, io sono rapidissimo dalle musiche. Lo stile è molto quel gioco che non mi viene in mente al momento, ma che abbiamo recensito molto positivamente. Che succede? Dove sembrava, il protagonista sembrava essere un lenzuolo praticamente. I'll show you the way. Remember the path of the wind. It's caught our wings as we tonight. We'll see. Allora, praticamente questo è il tutorial e lui è il nostro narratore del tutorial. Per fare Glade. Wow! Ma è. Cioè, wow, ma il concept è veramente bello. Non so che altro dire, è bello il concept. Bisogna infondere linfa vitale. Devo capire come salire. Probabilmente devo fare. Ah, io ce la faccio. No, non ce la faccio. Ok, ci siamo. Sono queste creature che probabilmente sono cattive, quindi ci troveremo a fare il nostro primo scontro. No, sono topi o sono quelli che scappavano inizialmente? Chissà. Zio. Non voglio imparare a morire. Ah, ok, da qui rinizio praticamente. Ok, quindi solo noi esseri di questo tipo qui possiamo muovere queste cose. Che è diventato un puzzle platform, ma con un bel concept. Ok, dove dobbiamo arrivare? Probabilmente dobbiamo fare il glide fino a lì. Ah, ok, e questo è il nostro checkpoint.
È la nostra crisalide. Io sono rapidissimo dall'atmosfera. Forse dobbiamo scendere. Ok. No! Ah, quasi. La morte ti dà quasi fastidio perché rompe il ritmo. Comunque, questo è il gioco, Karma Flow. Lo trovo veramente splendido. E il personaggio mi piace tantissimo. Non so che cosa altro dire. Mi dovete dire voi se devo continuare. Io vorrei, probabilmente me lo finirò per i fatti miei. Comunque aspetto il vostro parere.